Balotelli, Balotelli non ha compagni liberi. Attenzione, dentro ancora per Kakà, vediamo che sta a tirare. Un tiro di Kakà. Splendido! Kakà, smocchi in bianco! Smocchi in bianco! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qui con l'estrazione per il mio sfidante, per il mio quinto Pink Slips di Kakà in form e Tarap Transfer. Quindi qui come vedete i commenti in totale sono 128, li ho già ripuliti. E ora spostiamoci su random.org, mettiamo 128 e troviamo il nostro sfidante. Vediamo il numero 53, quindi ora andremo a trovare il 53. E 53, quindi Alex Gro, partecipo Alex Gro, è il mio sfidante per il Pink Slips di Inform Kakà e Tarap. Andiamo subito ad aggiungerlo. Vediamo dunque la sua squadra, Bomberissimi FC, 80 come overall. Oh oh, Ibarbo, Martinez, Guarin, Varela, Candreva, io la conosco quella portoghese, davvero molto buggata. Pogba, Ogbonna, Mangala, terzino sinistro che non so il nome del porto, Abate e Elton in porta. Sarà davvero molto duro. Come giustamente dice, questo 4-1-2-1-2 è davvero overpowered. E quindi andiamo con questo Pink Slips di Inform Kakà e Transferred Tarap. Brutta palla dentro, Marchetti la para e ci salva. Che fortuna qui. Davvero forti di testa i due giocatori dell'avversario. Tinez. Tinez dentro per Varela. Varela! C'è il gol di Varela. Al 24esimo ci gioca Varela. Siamo già sotto al 24esimo, incredibile. Con uno scavetto. Tarap. Dentro subito per Gomez. Gomez, Gomez! No! Ibarbo! No! Non ci credo. E la mette dentro al 27esimo Ibarbo. Ci ha giocati. Stop sbagliato di Ogbonna che perde palla e va in gol Ibarbo. Dentro per Kakà. Vai Kakà. Kakà! Kakà! 2-1. No, fammi l'esultanza Kakà. 38esimo e l'abbiamo riaperta questa partita. 2-1. Grande Kakà. Elton ci cerca di giocare. 2-1. Dai raga. Kakà, 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 Kakà. È fallo però, arbitro. È calcio di punizione, non sappiamo batterli. Ne andremo col tiro di potenza. Fine primo tempo, 2-1. È stata una partita molto difficile. Lui mi ha giocato con due palle dentro. Una per Varela e una per Ibarbo. Vediamo le statistiche. Lui 3 tiri, 3 in porta, 56% di possesso. Io 4 tiri, 2 in porta e uno scarso possesso di palla. Dovremmo provarci fino in fondo nel secondo tempo. Palla in mezzo. No, no, no. Gol di testa di Martinez. Buggato. Cazzo, no. Gol di testa. Giocatore fortissimo Martinez, mi riesce a giocare di testa, ha fatto un cross nel secondo tempo. Gomez! Sì, prendila Gomez, dai andiamo, cazzo! Marino, Mario Gomez, ci crediamo! E sarà un altro calcio d'angolo. Sì! Sì, Chiellini! Sì, adesso non prendiamo un gol stupido. Chiellini! Il gladiatore! No, non so cosa c'entri. Il guerriero, grande Chiellini, Fidek, all'80 non so quantesimo. Che culo! Grande colpo di testa, ci siamo salvati, però anche lui ha fatto un gol di testa di fortuna. Adesso dovremmo tenere la partita. Vediamo. Grande, bella dentro per Hamsik. Hamsik, vai dentro Gomez. Gomez, no, Radu. Gomez,
super Mario Gomez al 90esimo. Sì, sì, sì. Mario Gomez, non ci credo. 4 gol fortunatissimi, ma Gomez, il baggatone, la mette proprio lì. Non c'è Martinez che tenga. Gomez. Sì, cazzo. Andiamo, figa. Davvero non sapeva difendere sui calci d'angolo ancora. No. E finisce qui. Finisce qui il Pink Slips. Madonna mia, che incubo. Abbiamo vinto 4-3. Ci teniamo super cacà in form. Più Adel Tarapt. Faccio i complimenti al mio avversario, perché davvero è stata sudatissima questa partita. Un complimenti a Bomberissimi FC e comunque a Alex Gro, che ringrazio per la partita. Ma che Pink Slips. Vinto in volata. Vediamo le statistiche di questa fantastica partita. Fida che ero sotto 2-0. Sono riuscito a ribaltare la partita grazie a Mario Gomez. Incredibile. Vediamo le statistiche. Miei 10 tiri, 6 in porta, 49% di possesso. Suoi 4 tiri, 4 tiri in porta, 51% di possesso palla. Quindi diciamo che tutto sommato l'ho meritato, nonostante ho avuto molti gol di fortuna. Detto questo, io vi ricordo di lasciare un mi piace, perché a più 50 mi piace ci sarà un altro Pink Slips. Questo è stato davvero incredibile. Ce ne sarà un altro, magari questa volta di un giocatore in forma della Barclays Premier League. Detto questo, io vi dico ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.